nuovo presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, è il dottor Marcello Tavio. Abbiamo cercato di capire insieme a lui quali saranno i nuovi progetti e come sarà condotta questa presidenza nei prossimi 2 anni durante la 18ª edizione del Congresso Nazionale della SIMIT in corso a Palermo. Professore, nuova presidenza, quali saranno i temi su cui insisterà maggiormente la SIMIT in questi 2 anni che verranno? Punteremo sui giovani. I giovani più giovani, intanto per cominciare, ovvero gli specializzandi. Cercheremo di creare delle strutture, delle occasioni di crescita specifica per loro, perché quello è il momento di maggiore entusiasmo, quello è il momento più magico, se vogliamo, e quindi investiremo anche sulle loro capacità professionali e progettuali. Il secondo punto su cui punteremo è la produzione dei dati. Produzione di dati di qualità scientifici che fanno vedere qual è il ruolo positivo della scienza, la scienza buona che fa bene alle persone e la comunicazione dei dati. Altro elemento importante perché bisogna imparare a comunicarli in maniera adeguata, bisogna farsi capire dalle persone e quindi anche su questo metteremo molta attenzione. Questo dovrebbe aiutarci a costruire, terzo punto, un marchio di SIMIT, fare di SIMIT un marchio riconoscibile, autorevole, affidabile, familiare in qualche modo, in modo che dove si vede il marchio della SIMIT si associ immediatamente elementi di qualità e di fiducia da parte di chi entra in contatto. L'altro punto su cui vogliamo puntare sono le sedi regionali. Le sedi regionali che rappresentano le gambe su cui la SIMIT deve camminare. Sedi regionali che conoscono bene il territorio, le esigenze, le specificità, le persone e quindi in qualche modo SIMIT nazionale cercherà in tutti i modi di assistere le sedi regionali per crescere e per avere il massimo della visibilità. Un ultimo punto potrebbe essere, è rappresentato dalle istituzioni, il rapporto con le istituzioni sanitarie, politiche, perché la SIMIT non sta sulla Luna, sta sulla Terra, sta in un sistema sanitario in continua evoluzione, ha questo ruolo, le malattie infettive hanno questo ruolo di grande trasversalità, attraversano un po' tutte le specialità della medicina e della chirurgia e quindi il rapporto con le istituzioni per declinare nel migliore dei modi la nostra presenza negli ospedali è fondamentale.